Se lo ami, lo cippi, è lo slogan che ha accompagnato la prima giornata a sei zampe, tenutasi a Torre Orsaia, comune interno della provincia di Salerno. Ad organizzarla le guardie zoofile provinciali di Salerno e il coordinamento di zona torrese per sensibilizzare sull'importanza della microcippatura dei cani. Il discorso della microcippatura è una legge obbligatoria che ormai c'è da anni e serve esclusivamente a tutelare il proprio cane, sia per quanto riguarda un furto, per quanto riguarda un abbandono, perché è una legge fatta contro l'abbandono. Microcippare i cani vuol dire dare un valido contributo al fenomeno dell'randagismo, ha dichiarato il sindaco Pietro Vicino. Forse non tutti sanno che il randagismo è uno dei fenomeni più invasivi dei nostri comuni interni. Stiamo parlando di decine di centinaia di cani. Torre Orsaia è anche sede del canile comprensoriale che è gestito dalla locale comunità montana e questo problema affligge tutte le comunità. Il problema di fondo è abbiamo sempre cercato di inseguire chi abbandona i cani, cerchiamo di dare accoglienza ai cani che vengono abbandonati. La microcippatura è il primo passaggio attraverso il quale noi abbiamo un sistema sotto controllo e cerchiamo di limitare al massimo il fenomeno dell'abbandono. Alla microcippatura è seguita la benedizione dei cani e la dimostrazione dell'unità cinofila del Nogra di Avellino. Poi la sfilata vera e propria degli amici a quattro zampe iscritti all'evento, circa una quarantina, accompagnati dai loro padroni.